due fattori. Il primo fattore è stato detto da tutti: il nemico comune ha un nome e un cognome. È l'ISIS, è il califfato, è il terrorismo islamico. Ed emerge in maniera chiara ieri la posizione e il ruolo di Putin nella lotta al terrorismo islamico. È una vostra fissazione, Putin. Putin non può essere un nemico. Putin è fondamentale. Ieri Putin ha fatto alcune affermazioni, secondo me, assolutamente fondamentali. Primo, è già stato detto, la cooperazione internazionale contro il terrorismo, trattando il terrorismo come Hitler, e quindi una cosa straordinaria. Secondo, che gli unici soggetti che oggi in Siria stanno combattendo il terrorismo sono le milizie di Assad e sono i curdi. Quindi pensare di poter sconfiggere il terrorismo islamico che provoca tra le varie conseguenze con l'esercito nazionale siriano o quello che resta è impossibile. È impossibile farlo. Secondo, Putin dice un'altra cosa, che l'ISIS non nasce dal nulla. Ci sono evidentemente delle gravi responsabilità, perché l'ISIS è stato finanziato, l'ISIS è stato sostenuto, e la responsabilità e il rimando va ovviamente all'Occidente e all'America. Quindi io credo che si debba intervenire, si deve intervenire anche da un punto di vista militare, altrimenti le due rotte che oggi noi stiamo assistendo, la rotta balcanica da un lato e la rotta del Mediterraneo centrale dall'altro lato, saranno sempre di più terra di invasione. L'ha ricordato lei prima, 1 milione di richiedenti asilo in Europa nel 2015, con 350.000 che potrebbero chiedere lo status di rifugiato politico. Chiediamoci anche però gli altri 650.000 che non sono rifugiati politici, non hanno diritto ad una protezione internazionale, serve anche una seria politica di contrasto rispetto all'immigrazione irregolare. Poi le chiedo dei prof.